Come uscire dalla depressione, puntata numero 2, vediamo insieme altri 3 elementi che possono aiutare in modo significativo te che mi stai guardando o chi conosci che sta soffrendo momentaneamente di questo malessere dell'anima che trasformeremo presto in benessere. Ho vissuto sulla mia pelle ben 10 anni, anzi molti di più se metto insieme quelli che precedevano e quelli che seguivano il periodo tosto, quindi ho imparato proprio grazie all'esperienza che stavo facendo giorno per giorno a intraprendere un'avventura alla scoperta di me stessa e alla scoperta di diversi modi per distrarmi da quelli che erano i miei pensieri, il mio dialogo interiore negativo e trasformarli invece in pensieri, dialogo interiore estremamente costruttivo e utile all'uscita dal labirinto della depressione stessa. Accetta gli inviti che ti fanno gli amici. Gli amici veri, quelli che tu stimi, quelli che ti tirano su di morale, quelli che tu apprezzi, quelli la cui compagnia ti edifica, ti ricrea, ti rinfranca. Quando ti propongono di uscire per andare, che ne so, a bere un aperitivo, andare al cinema a vedere l'ultimo film di quel tale regista che ti piace tanto, o quello spettacolo a teatro che tu stavi aspettando perché c'è quell'attore che ti piace, quell'attrice che ti piace, quando ti fanno un invito, ti prego, o suggerisci questo all'amico, all'amica che sta soffrendo di depressione, accetta l'invito che ti fanno. Non dico di accettare l'invito alla festa con 10.000 persone bocciate, quelle feste che proprio ti fanno sentire un po' un numero in mezzo a una marea di gente che non va da nessuna parte perché non c'è un obiettivo specifico, non c'è qualcosa da fare che possa distrarti veramente dai tuoi pensieri. Non parlo di quel genere di feste. Posso capire che quel genere di feste non ti piaccia in questo momento e tu voglia evitarle. Mi riferisco solamente a quegli inviti, a delle azioni che tu puoi compiere al di fuori del contesto in cui tu ti crogioli nei pensieri non buoni per rinfrancarti veramente, ricrearti veramente, per sostituire quei pensieri con altri pensieri, semplicemente ammirando qualcosa, gustando un buon vino, gustando una buona cena, gustandoti soprattutto la compagnia di un amico, di un'amica, di una persona che ti piace, saggia, carina, simpatica, ti fa ridere, incredibile. Basta un'ora di rottura degli schemi precedenti, di interruzione di quegli schemi, fuori, accettando l'invito di una persona che ti piace per tornare a casa poi dicendo a te stesso che bella serata ho trascorso. E così ti addormenti e già pensi ad altro. È meraviglioso, quindi quando ti invitano fuori rispondi di sì. Se la persona che ti invita ti piace, ti è simpatica, se quello che ti propongono di fare ti piace, non rimanere a crogiolarti nel tuo tra virgolette dolore. Esci e fai qualcosa d'altro. Non prenderti troppo sul serio. Sdrammatizza. Anche questo aiuta tantissimo, perché quando si entra in un loop di pensieri e di parole non esattamente positivi e non esattamente utili a vivere una vita degna di questo nome, si tende poi, anche senza rendersene conto, a crederci davvero. A credere davvero che la descrizione che tu stai facendo della tua realtà sia verosimile. Siccome le tue parole e i tuoi pensieri tendono a confermare quello che già stai interpretando a modo tuo, è un circolo vizioso che hai messo in moto che rischia di non finire più. E quindi l'unico modo per uscirne è di prendere un po' le distanze, guardarti dall'esterno e dire: ok, sai che c'è? Mi osservo pensare quelle cose, mi osservo dire quelle cose e mi chiedo: quello che sto dicendo, quello a cui sto pensando, risponde veramente alla realtà dei fatti o c'è un modo diverso con cui potrei interpretare i fatti che mi trovo a dover vivere? Non metto in dubbio che probabilmente quello che ti sta accadendo sia veramente serio e abbia bisogno della tua concentrazione e della tua attenzione, del tuo focus per trovare la soluzione. Ma la soluzione la si trova quando tu sei sufficientemente distaccato, lucido, per poterla guardare un po' da distante. Altrimenti, se ci sei troppo dentro e ci credi troppo, finisci per lasciarti coinvolgere da quel loop negativo di cui ti parlavo e a non uscirne più, anzi, a seguire questa spirale
e a rinforzare pensieri e parole che invece andrebbero rivisti alla luce di una possibile alternativa visione prospettiva di quello che ti sta accadendo. Quindi mi raccomando, impara a sdrammatizzare, non prendere te stesso troppo sul serio, non identificarti troppo in quello che dici, in quello che pensi, perché non è detto che quello che tu stai dicendo a te stesso e quello che tu stai pensando risponda veramente a una descrizione obiettiva, realistica della situazione che stai vivendo. C'è qualcosa di utile che tu potresti fare in questo momento nella vita di qualcuno al di fuori di te? C'è qualcuno, una famiglia, una persona, una comunità, qualunque cosa stia accadendo intorno a te che richieda dei talenti, delle capacità, delle potenzialità che tu credi di avere? Wow, prendile in considerazione, perché aiutando qualcuno in questo modo tu sei costretto a dedicare del tempo a qualcos'altro che non sia pensare o a dire le cose che stavi pensando e stavi dicendo a te stesso, confermando la tua, tra virgolette, depressione. Non c'è modo migliore che dare a qualcun altro la tua attenzione totale, il tuo tempo, le tue energie, prendere le distanze da qualcosa che, al contrario, le energie te le consuma. Distraiti aiutando chi ha bisogno di te. Se qualcuno ti sta chiedendo aiuto e tu puoi aiutare, fallo. Scoprirai, al termine di questa tua mission, di esserti arricchito, di aver guadagnato dei momenti di autentico buon umore o quantomeno un po' di serenità che ti sembrava di aver perso. Quindi fai qualcosa, fai dei progetti, intraprendi un'attività, soprattutto se questa idea, questo progetto e questa attività sono volti ad aiutare qualcuno che non sei tu.